Nel metaverso oramai c'è una versione quasi per tutto, non per la pizza, almeno fino ad oggi, e la prima pizzeria con sede nel mondo virtuale non poteva che essere Campana. Ad Aversa, nella sede da poco inaugurata dell'antica e storica pizzeria Michele, satellite di quella napoletana di Forcella, è stata presentata l'iniziativa dagli amministratori di Michele in the World, Alessandro Condurro e Francesco De Luca. Stiamo man mano imparando praticamente questo nuovo mondo, per me è una novità assoluta, quindi sono il meno competente in materia per poterne parlare. La cosa che mi dà fiducia è il fatto che 10 anni fa nessuno avrebbe scommesso sui bitcoin, quindi è un qualcosa di nuovo, ma non sempre le cose nuove vanno scartate, non sempre le cose nuove vanno viste come nemico. Progetto in realtà già iniziato con l'adozione della blockchain, insomma, garantendo in maniera in via digitale quella che è la nostra filiera, che sono i nostri prodotti, e questo è stato l'inizio di un certo tipo di collaborazione. Gli NFT che presentiamo oggi sono semplicemente una consecuzione di questo progetto che parte già qualche tempo fa. Per noi che siamo e rappresentiamo una pizzeria storica, quindi fatta di grande tradizione, ma che vuole spostare il focus su quello che è l'innovazione, perché non ci fa perdere la nostra connotazione di tradizionalità, ma ci spinge verso traguardi che finora ancora non erano stati scrutati. Gianluca Radice e Laura De Vincenzo di WeHub, durante la presentazione, hanno poi svelato i primi 3 NFT, gli oggetti digitali che proietteranno il fondatore della storica sede dal 1870 al futuro del web 3.0. Abbiamo creato quindi con loro una serie di NFT, laddove per NFT la traduzione letteraria è Not Fungible Token, ovvero rappresentano un gettone, se possiamo definirlo appunto così, un qualsiasi cosa che si vuole diciamo digitalizzare, un'opera d'arte digitalizzata, e questo token, essendo basato su una tecnologia blockchain, fa sì che l'opera sia autentica, sia irreplicabile e quindi abbia un carattere di autenticità molto forte. Gli NFT che oggi abbiamo quindi presentato verranno esposti, sono quindi esposti nella galleria, nel metaverso sviluppato appunto dalla pizzeria da Michele.